prima dalla titolare a Pescara, nel tuo stadio subito gol. Ti chiedo, c'è un po' di rimpianto alla fine, perché soprattutto in inferiorità numerica il Pescara ha dato dimostrazione di averne molte di più del Giuliano? Sì, sicuramente siamo stati penalizzati, che dopo 10 minuti il signor arbitro ha espulso il nostro compagno, però ci poteva stare, ma abbiamo dimostrato che anche in 10 siamo una squadra unita e che eravamo concentrati, stavamo dentro la partita e quindi poi abbiamo trovato il gol, e diciamo tra virgolette nel mio stadio, che ho vissuto 2 anni bellissimi qui. Sempre il sole è così dall'altro lato che non si vede la partita? Sì, quando c'è il sole sì, però quando già arriva l'inverno è tosta qui. Il gol, raccontacelo. Niente, ho ricevuto palla, l'ho allargata a Tommy, a Silvestri e poi a Cancelotti, mi sono buttato dentro l'area, e stop e tiro in pochi secondi e ho trovato il gol. Aloy è definitivamente tornato, lo possiamo dire? Definitivamente no, però ancora, come il mio motto è lavorare ogni giorno per trovare sempre la condizione migliore, ovviamente mi metto a disposizione della squadra, del gruppo, quindi abbiamo fatto un gran punto e speriamo di riconfermarci di nuovo sabato. Ti chiedo una cosa, ti chiedo in occasione del rigore, poi è stato palese lo scambio di uomo tra Brosco e Milani in occasione dell'espulsione, ne avete parlato nello spogliatoio all'intervallo anche adesso? Ne avete parlato con l'arbitro in campo? Sì, ne abbiamo parlato con l'arbitro in campo, però quando l'arbitro prende una decisione, anche perché non c'è il VAR, quindi... Brosco ha detto che era stato lui? No, ha espulso Milani e noi abbiamo accettato la sua decisione. Il secondo tempo ci è sembrato un rigore solare a favore del Pescara per un atterramento su Giabu, e anche sul fine del primo tempo in una mischia in grosso a 2 passi dalla porta è stato trattenuto. Sì, purtroppo poi l'arbitro non se l'è sentita, magari anche nel primo tempo ha ammonito qualcuno di troppo, però ci sta, dai, la gara non l'ha fatta male, come non l'ha pilotata male, però magari dovevamo essere sull'imbucata del rigore a non subirla, così magari non veniva espulso il nostro compagno, a seguire il taglio, così evitavamo pure il rigore e poi ce la potevamo giocare 11 contro 11. Ma sei un po' dispiaciuto per il risultato o va bene un punto qui? Dispiaciuto perché, come ripeto, se eravamo ad armi pari magari ce la giocavamo, però il punto fuori casa è sempre oro in Serie C.